Ecco qua. Ah, manca pochissimo per avere il 100% di sangue. Non che ci sia per forza di cose utili, però, sai, visto che andiamo a fare il combattimento finale, perché non averlo? Bene, con questo 25, 100 su 100 vasi canopi. E fatto ciò, andiamo finalmente a completare il gioco, ad uccidere Mary. Controllo. Eccola lì, bella contenta lei. Perché fai questo? Ti ho dato tanto. È quasi l'alba, Mary, e non ho alcuna intenzione di diventare il tuo cucciolo. Ottimo. Mi sa che devo solo colpirla a suon di botte, vero? Questo non è tollerabile. Ah, certo, la madre. Scappi? Mi aspettavo di meglio da te. Ecco qua, così mi ricarico. Mallevati. E non sarai nessuno. Sì, sì, sì. Io non so. Mary, ti devi un po' fermare però, perché sennò, bella, qui non ce ne muoviamo più, sappilo. E scatenerò contro l'intera città. Quanto mi vale la tua libertà? Vieni qua. Madonna mia. Ammazzo pure tutta la città se serve, ti giuro. Ecco fatto. E poi mi sono anche bellamente già ricaricato un po' di sangue. Ecco qua, Mary. Ah 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 ah. Non mi scappi. Pensa a quello a cui stai rinunciando. La vita è te. Un dono di incommensurabile valore. Sì, certo. Come no? Via, gente. Devo inseguire il fumo nero di Lost. Sei forte. Tu e io potremmo essere alla pari. Solo qualche ora di vita. Posso portarti in posto sotto la statua di Mary. No, 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 no. Una grande galleria dove potrei salire. Ecco qua, colpito. Ho quasi finito con le bombe al fosforo. Le catacombe sono vuote. Qualunque cosa tu stia facendo lassù, continua. Cosa vuoi che sto facendo? Sto inseguendo il grande capo qua. Colpita, colpita, colpita. Ok, sono fuori e ho la roba. Sto arrivando. Mi serve per acciucciare qualcuno, perché sennò rimango senza sangue e dobbiamo inseguirla per forza di cose solo a piedi. E non è carino come finale, diciamo. Io intanto in tutto ciò sto continuando a sfuggire alla gente che si viene tramutata in vampiro. Ah, ah dai! Stronza, era visibilissima. E in tutto ciò manca un'ora, manca ancora un'ora al calar della tenebra. Bravo, spingimi da quella parte. No, i proiettili a ricerca no. Io ordino di fermarti. Sai buona. Fai quello che ti dico. E invece col cazzo ve lo faccio. Coraggio, andiamo! Zig, aspetta! Esatto, evita di fare cazzo. 10 minuti al sorgere del sole. Oh, proprio allo sgocciolo totale qua. Io ti dico che ce la faccio.
Accetta un po' di aiuto, amico. So che sei un supereroe e tutto il resto, ma non puoi fare sempre tutto da solo. Ne sei sicuro? Tieni d'occhio l'uscita e guardami le chiappe mentre preparo il fosforo bianco. D'accordo, capo. Vuoi arrostirla con le sue stesse bombe? Tra pochi secondi il sole sorgerà e lei resterà intrappolata qui. È la nostra occasione. Oh, mi sembra un buon piano. Facciamolo. Più che altro... colpiscili mentre avanzano in quello schifo d'acqua. Friggili le chiappe. Scusami, ma... come fai a non essere colpito tu, Zeke? Spero che abbia dei vestiti di gomma, ma lo dico per lui più che altro. Via tutti! Perché mi fai? Perché provi a farmi del male? Mi sono quasi sotto. Presto vedrai quanto ti amo. Quanto voglio presente. Sorveglia l'uscita, Cole. Non far scappare i bambini. Via tutti dalle scatole. Aia! Attento, amico! Mary sta venendo dalla tua parte! Ho bisogno di elettricità! Colpita! Andato. Ricarichiamoci rapidamente. Ricarichiamo anche un po' il sangue, che non si sa mai. Più che altro la cosa qua dell'acqua serve relativamente a poco, visto che non fa da conduttore l'acqua qui. Mi sa che è un po' melmosa. Anche per quello Zeke non viene colpito. Ecco fatto. Te lo a pezzi! Sì, come no? Sono a metà, socio! Addio, Mary! Madonna mia! È qui! Quanta gente è morta! Che poi tutta questa è gente... trasformata di recente, poverina. Mas, dai. Fermo tu. Ecco qua. Dritto sulle rocce. Kaboom. Che la tecnica migliore è davvero rispedirli indietro con la X qua, eh. Sembra tanto una cazzata, ma... via tutti! Ok, finita l'elettricità. Si fa a botte nella maniera più classica. Bisogno di elettricità io intanto. No, però davvero, com'è che la gente non si sta accorgendo di Zeke? Cos'è, una corona d'aglio attorno alla testa? Ehi, la grande mamma vampira! Occhio! Dov'è? Bisogno di elettricità. Resta solo uno. Vieni qui! No, ti ho colpito.
Non ti azzardare. Madonna mia. Battle Royale. Guarda quanta gente. Ecco qua. Madonna mia. Se c'era il counter delle combo qui. Dove siete? Ecco qua. Che poi davvero, se questa è tutta la città, o quasi. Numare, popolazione, tre cristiani, letteralmente, tra un po'. Dai. Mamma mia. Ecco fatto. Ti giuro, non sto capendo quanto ancora dobbiamo restare qui, veramente. Ecco fatto. Su, Mary. E addio Bloody Mary. Mamma mia. E che cos'è? Oh oh. Vieni qua. Porca troia. Spero più che altro che non si sia buggata. Non vedo più Zeke io. Ma come? No, dai. Allora, io l'ho fatto anche perché volevo vedere se si era buggata o no a questo punto. Ne resta solo uno. Lo so che ne resta uno, ma tu non ti muovi. Vieni qua, tu. Ecco qua. Che bello che con la croce un colpo un morto, veramente. Ah, secondo me prima si era buggata, per quello non andava più avanti. Ecco di nuovo Mary. Usciamo di qui. I detonatori. Visto? Avevo ragione, si era buggato. Oh, merda, Cole. Il sole. Oh, meglio morti. Presto. Così che... Usciamo di qui e brucerò tutto. Che essere schiavi di lei. Ora lo senti? Sei mio. Vampiro per sempre. Certo, come no. Segui la mia voce. Andiamo, amico, ti aiuto io. Tranquillo, sto arrivando. Dai, amico, così. Hasta la vista, no, baby. No. Su, Zeke, muoviti prima che brucio. Porca troia. Sì, però intanto abbiamo ancora gli schifi addosso, eh. Non vorrei dirtelo, Cole. Che Pyre Knight pazzesca. Sai, sarebbero diventati tutti le succhia sangue, non fosse stato per me. È tutto vero, sai. Oh no. Beh, quasi tutto. Non è vero. Parte di questa storia è assolutamente vera, comunque. Sei un bel bugiardo. Altri assi nella manica? Certo. Perché non andiamo da me? Ti faccio vedere che so fare con una piuma. Oh. Spazzolino elettrico. Ah, Zeke, ottimo. Sapevo di trovarti qui. Ascolta, devo dirti una cosa. Ehi. Io mi è caduto l'amplificatore in una piscina. Cole, sarei un attimo impegnato?
Ah, scusa. Ci penso io. Mi va una bella nuotata. In una notte calda come questa. Non stavi... Oh no, ti seguo. Tutta sì. Tua. Voi andate pure. Qualcuno dovrà pur berle queste birre. Grazie per la storia, Zik. Molto istruttiva. Sì. Oh, merda! Ah, Gesù. È vero. Questo sarà stato un gioco secondario totalmente alla storia principale di quello che è effettivamente Infamous e Infamous 2. Ma è un concept bellissimo. È questo che dovrebbero fare gli sviluppatori di oggi. Esce il periodo di Halloween e hai fatto un giochino a parte che non volevi comunque introdurre come DLC o come parte integrante della storia. Lo butti fuori così. È un bel titolo. Il problema è che nel tempo da PS3 queste robe erano a parer mio più apprezzate. Fai una roba del genere oggi, vieni criticato sotto qualsiasi punto di vista, veramente. Mentre al tempo questa roba qui faceva veramente sparare la gente di gioia. Era veramente ottima questa roba. Ottimo lavoro, assassino. Hai bruciato Bloody Mary e liberato Cole. Sei anche riuscito a ottenere tutti i trofei di Festival of Blood? Non credevo. Riporteremo l'orologio a mezzanotte, così avrai la possibilità di trovare tutti i segreti per la notte del rogo riserva. Inoltre, ora la storia principale è conclusa e puoi accedere a una nuova serie di potenziamenti. Non devi fare altro che tornare al di fuori e decidere le missioni del CDU del tema horror. Il CDU, certo. Certo. Che poi, scusami, detto papale papale, il CDU, se tu mi dai dei poteri extra che ottengo una volta finito il gioco e che ottengo appunto facendo solo sta roba online, che senso ha averli se non c'è più niente da fare di principale? Comunque, signori, Festival of Blood, Dio mio che bello che è stato. Quindi, signori, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. È stato bellissimo portare i tre giochi, due e mezzo, principali della saga di Infamous. Noi ci vediamo con una prossima serie. Ciao a tutti!